la realtà anche delle carceri è una realtà che per alcune di voi potrebbe essere, diciamo, far parte anche del vostro futuro lavoro. E, sapete anche perché, immagino che rimaniate informate, ecco, i vostri professori senz'altro vi informano di questo, che il problema delle carceri è un problema grosso in Italia, ne avrete sentito parlare, ci sono stati interventi di tecnici e di politici e anche del dottor Corleone che abbiamo il piacere di avere qui proprio come garante delle carceri, ci sono stati diversi interventi anche ultimamente anche sulla situazione, per esempio non del carcere di Empoli, devo dire, ma essenzialmente di quello di Firenze, che come tutti i carceri italiani diciamo, contiene più persone di quelle che potrebbe contenere. Carlo Pasquinucci, vice sindaco di Empoli, come mai il comune di Empoli ha deciso di contribuire alla realizzazione di questa iniziativa, dell'incontro della scuola con il carcere? Perché anche il carcere, così come la scuola è riconosciuta da tutti, è un ambito nel quale la società che si ritiene civile, rilevata quanto è la nostra Costituzione, deve tenere come elemento di riferimento della società. E quindi per noi è importante contribuire a che il carcere acquisisca quelle caratteristiche di civiltà e di decoro che purtroppo oggi non sono così diffuse. Dottoressa Tuoni, questa iniziativa di stamattina al liceo Pontormo riguarda, diciamo, le donne e il carcere. Lei è appunto la direttrice della struttura del Pozzale. Quali sono le peculiarità del carcere femminile, per la detenzione femminile rispetto a quella maschile? Allora, è completamente diverso. Il calcio del Pozzale si caratterizza per essere, direi, una nicchia nello scenario penitenziario, perché le detenute sono poche, sono a regime aperto, quindi noi non soffriamo delle criticità che purtroppo affliggono gli altri istituti penitenziari. È una diversità di genere, quindi io spero che con l'essere direttore donna, tra l'altro sono stata preceduta da un direttore donna, queste peculiarità possa essere dato un giusto peso a queste peculiarità nel senso della valorizzazione, quindi l'essere donna rispetto all'essere uomo in carcere sicuramente complica la vita detentiva, però diciamo che essendo un carcere aperto il Pozzale consente un percorso di consolidamento di quelle abilità che entrando in carcere, quelle competenze che si perdono. Però noi cerchiamo, nell'utile risorse a nostra disposizione, di insistere sulla responsabilizzazione delle detenute, quindi cercando di insistere sul lavoro, sui laboratori, sulle attività, quindi evitare che questa permanenza nel carcere non sia un ozio forzato, ma sia un'opportunità per riacquistare la dignità di cittadini, in questo caso cittadine. La struttura di Empoli si è sempre caratterizzata per iniziative particolari anche per le detenute stesse. State riprendendo un po' con questa attività oppure? Stiamo un po' riprendendo faticosamente con il supporto degli enti locali, con il supporto delle istituzioni scolastiche, questa è un'occasione importante, abbiamo appena attivato una collaborazione con il liceo scientifico che oggi ci ospita il Pontormo per questo laboratorio oltre i muri, cioè è una rete di contatti ragazzi, che va però diciamo un po' ragazzi siamo ricostituita, io. considerata la recente riapertura dell'istituto.